Benvenuti. Oggi siamo con il dottor Luigi Pietrolongo, sociologo, psicologo, formatore e coach. Benvenuto, dottore. Grazie, grazie. Dottor Pietrolongo, la cronaca ci parla di diversi episodi di violenza a scuola. Ci spiega perché sono in aumento questi fenomeni e cosa sta accadendo ai nostri ragazzi? Beh, questi fenomeni andrebbero studiati nelle sedi opportune perché il rischio è sempre quello di generalizzare o di avere degli osservatori troppo piccoli, anche se significativi, su cui si possono fare delle elaborazioni. Certo, sarebbe interessante raccogliere dati a livello nazionale e rielaborarli. Io sono un forte, diciamo, fautore di quella che è l'emulazione. Credo che soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza, ma poi anche per il resto della vita, ma in maniera più significativa, diciamo, nella fanciullezza, noi subiamo in modo fortissimo l'emulazione delle persone che frequentiamo personalmente, che frequentiamo sui social, che frequentiamo guardando i film. Questo è sempre avvenuto, insomma, dagli attori ai cantanti, oggi agli influencer, agli youtuber. Certo è che i nostri figli ci guardano sempre e quindi il punto vero, il focus credo non sia tanto sui ragazzi ma quanto sugli adulti, cioè su una società violenta degli adulti. Basta vedere il fenomeno degli haters sui social, che è un fenomeno abbastanza inquietante, i famosi leoni da tastiera, no? Che insultano, sono adulti, non certamente adolescenti e minorenni. Quindi la domanda è: che cosa stanno guardando i bambini, quali e gli adolescenti, quali adulti stanno vedendo? E questi adulti, cioè noi, stiamo in una dinamica di crescita permanente? Perché questo è il punto. Nessuno di noi, come dire, può essere immune dalle sue ombre, dalla sua umanità. Ognuno di noi porta le sue contraddizioni. Ma allora che cosa fare? Continuare a crescere umanamente, certo anche professionalmente, ma umanamente come persone. Quindi trovare libri, trovare amici, libri, film, esperienze, contesti in cui con il passare del tempo possiamo dire di essere migliorati, cioè di reagire diversamente in modo migliore agli eventi della vita, a come reagivamo prima. Il focus non è sui ragazzi, il focus è sugli adulti. Lì dove c'è una forte trasgressione, lì dove gli adolescenti manifestano episodi anche molto gravi di violenza, c'è chiaramente una esplorazione da fare che è rispetto a quello che è il nucleo familiare, lì dove è cresciuto. Purtroppo è quasi sempre collegato. Non vorrei dire che è un'equazione matematica, perché l'educazione non è un'equazione matematica. Ringraziando Dio, intervengono moltissime variabili crescendo. Però è chiaro che l'esplorazione va fatta lì. Lì bisognerebbe un po' intervenire con altre figure, perché l'insegnante, il docente, che ha comunque tantissime responsabilità e molte legate alla didattica, non può occuparsi di tutto. Quindi l'assistente educativo che è presente nelle scuole, ci sono anche tanti colleghi che lavorano, vanno da supporto al ragazzo e ai legami, le relazioni significative del ragazzo fuori la scuola. Lì bisogna costruire dei veri e propri piani educativi. Ecco, dottor Pierlongo, lei lavora sulla gestione dei conflitti dello stress. Ci aiuti a capire, ecco, anche da quello che ci ha appena accennato, come prevenire i fenomeni di violenza a scuola? Beh, dunque, intanto bisognerebbe lavorare su delle classi eterogenee, non dico tanto i primi anni,
perché bisogna poi fare esperienza con i ragazzi durante il corso dell'anno, anche conoscerli. Lì si potrebbero profilare con un vero e proprio progetto educativo le qualità che ogni ragazzo sta manifestando, la sua unicità educativa. Ecco, credo questo siano le leve, anche ritorno sull'impegno e la responsabilità dei docenti e soprattutto sui tantissimi docenti che lavorano con grande impegno e dedizione, sono troppo carichi nella, appunto nella loro, nella, nell'esecuzione del loro programma, nella didattica, che devono comunque secondo, diciamo, come dire, un regime ministeriale eseguire, e anche secondo quelle che sono, diciamo, le norme della scuola. Però affiancati da altri vanno costruiti dei profili in cui si definiscono piano piano, come fossero una sorta di puzzle, di mosaico, le qualità di ogni ragazzo. A quel punto vanno investite delle attività nella scuola, ma anche fuori la scuola, dove fare esperienza di queste qualità, cioè capire come valorizzarle in attività didattiche ed extradidattiche. Rispetto alla scuola di 30, 25, 30 anni fa, devo dire che tante cose si fanno. Lo ripeto, probabilmente queste figure nuove nella scuola, come tanti colleghi, come assistente educativo, sono figure che dovrebbero essere molto valorizzate, veri e propri partner dei progetti educativi dei ragazzi. Nel progetto educativo ci sono certamente anche le competenze di base, le competenze scolastiche che vanno acquisite, evidentemente, ma non solo. Le competenze scolastiche di base sono una parte insieme ad altre competenze, quelle che si chiamano soft skill, cioè le competenze di relazione, di comunicazione, che anch'esse devono essere, essendo appunto abilità, e quindi devono essere conosciute, allenate, valorizzate, i ragazzi ne devono diventare consapevoli, attività dopo attività. Beh, io credo che l'insieme di tutte queste, diciamo, di tutte queste competenze possa certamente sostenere, valorizzare, anche abbassare anche il livello di conflitto. Poi non nascondo che tante scuole, per esempio, vedo che fanno delle esperienze come le fanno le aziende, no? Il team building, cioè delle giornate fuori la scuola. Penso, per esempio, mi pare nelle parti di Maratemba, Basilicata, sicuramente in tante altre parti d'Italia, si fanno queste esperienze di vela, di canoa. Ecco, questo fare sport assieme, come può essere fare qualsiasi sport, questo fare un'esperienza culturale insieme, questo costruire insieme, cioè il fatto di cooperare, operare, mettere insieme nella stessa giornata o nelle diverse giornate, dà modo ai ragazzi di vedersi in modo differente rispetto all'aula, rispetto al contesto scolastico, abbassare delle pressioni, scoprire dei lati nuovi dei propri compagni di classe che solitamente negli schemi abituali dell'aula non si vedono. Ecco, incentiverei moltissimo, non lasciando solo quella settimana, la settimana, diciamo, di gita scolastica, ma addirittura lì dove fosse possibile all'interno di un, ovviamente, un'offerta formativa pensata, strutturata, elaborata, un incontro esterno alla scuola mensile dove poter fare insieme diverse esperienze che vanno poi rielaborate, cioè raccontate ai genitori, ai professori, ai loro amici, e rielaborando questa esperienza fatta in cui proprio si sporcano anche le mani insieme. Potrebbe essere anche un laboratorio di pasticceria, così come la scuola a vela, così come il trekking. Insomma, ce ne sono tantissime. Io sono convinto, ma questo ce lo dimostrano anche gli studi, non è un caso che le aziende, che sono dei contesti dove ci sono delle pressioni molto più forti, continuano a fare, continuano ad esercitarsi su questo tipo di attività. Ecco, quando un ragazzo compie un gesto di violenza, soprattutto se in ambito scolastico, facilmente si accosta subito la parola bullismo.
Questa semplificazione non è corretta. Ci spiega la differenza tra il singolo gesto di violenza e il bullismo? Sì, il bullismo è una, diciamo, ormai una parola che è entrata fortunatamente in alcuni casi nel linguaggio comune, no? I genitori, i professori, tutti parlano del bullismo, ma il bullismo è normato, cioè ci devono essere delle caratteristiche precise, diciamo quattro caratteristiche che lo definiscono, lo circoscrivono l'attività del bullo e sono la intenzionalità del bullo, la persistenza del tempo e quindi non, come dire, il dispetto che sempre esistito e sempre esisterà, no? Cioè nei normali piccoli micro conflitti della classe, la simmetria di una relazione, cioè la persona. Il bullo solitamente sono i bulli, quindi sono più persone che agiscono nei confronti di uno, e soprattutto dall'altra parte abbiamo per varie ragioni, vari motivi, una persona che un ragazzo che non riesce a difendersi. Quindi vedete che ci sono quattro caratteristiche molto precise. Esistono gli episodi di bullismo? Assolutamente sì. Ma non tutto è bullismo. Ecco, su questo bisogna avere grande esperienza, una formazione specifica, grande esperienza e molto buon senso, perché nella fase, diciamo, nell'epoca dell'iperprotezione dei genitori, tutto assumerebbe una forma da bullo, di bullismo. E quindi il singolo dispetto o alcuni dispetti o alcuni micro conflitti all'interno della classe. Bisogna ragionare sul fatto che, quindi perciò bisogna intervenire con competenza e molto buon senso, competenza, buon senso, razionalità e probabilmente non da solo il docente incaricato, ma anche con altri colleghi. Perché è fondamentale fare esperienza nell'infanzia, ma anche nell'adolescenza, delle frustrazioni. Questo è un ambito decisivo perché non ci sono libri che ci preparano alle frustrazioni della vita. E se quindi io non mi alleno al dispetto, al piccolo tradimento, all'amarezza, se io, come lei, immagino, come chiunque ci sta ascoltando, si è ritrovato, no? Ripensando al suo percorso e non si è passando, attraversando quella frustrazione, anche quel momento forte di amarezza e tradimento, ecco, in quel modo lo ha conosciuto, ha individuato dentro di sé delle risorse per poter rispondere. Questo oggi avviene sempre di meno e troviamo a 25-30 anni dei laureati brillanti, super masterizzati, che entrano nel mondo del lavoro e ai primi conflitti, conflitti naturali, conflitti normali, entrano in crisi, vanno in grossa crisi perché questa iperprotezione non gli ha consentito di addestrarsi e allenarsi a queste situazioni. Quindi attenzione sul bullismo, sappiamo che in ogni scuola c'è un referente, è molto importante anche che il referente si confronta con i suoi colleghi per esaminare se ci sono le caratteristiche e chiaramente prontamente intervenire. Altrimenti, chiaramente vanno sempre monitorati comunque i dispetti o altri micro conflitti vanno comunque monitorati e competenza, esperienza e buon senso ci aiuteranno a capire qual è il limite, diciamo così, sano di questa microconflittualità e quando appunto bisogna intervenire come adulti, come docenti e poi con le famiglie. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Abbiamo parlato di bullismo. Generalmente la punizione per atti violenti è la sospensione della scuola. Il professor Galimberti, reputa sbagliata questo approccio, anzi suggerisce la necessità di una maggiore azione educante. Lei cosa ne pensa? Insomma, contraddire Galimberti, che è il padre, tra l'altro uno dei più grandi psicologi e psicoanalisti italiani, è veramente un impresario. Io credo però
non le saprei rispondere sulla iniziativa della sospensione, almeno in modo così generico, perché credo che poi vanno valutate anche la gravità, l'intensità, la frequenza, diciamo, degli episodi violenti che un giovane sta avendo nel contesto scolastico. Quello che le devo dire è che credo che sia assolutamente essenziale il contenimento, non la punizione, il contenimento, cioè delle azioni che possono andare a contenere possibilità irruenta, violenta e anche di fare del male a se stesso e agli altri del ragazzo. Quali sono queste azioni di contenimento? Beh, queste vanno un po' di volta, difficile generalizzare, di volta in volta, ripeto, secondo l'intensità, la gravità, ma anche secondo la frequenza. Stiamo parlando del primo, secondo episodio, stiamo parlando già di tanti altri episodi, quindi quali azioni di contenimento vanno studiati, pensati secondo la situazione. È chiaro che qual è la difficoltà e la grandezza dell'educazione? Che il contenimento coesiste con l'azione educativa, con la valorizzazione. Cioè si tratta di una vera e propria fisarmonica, si stringe dando dei limiti e si riallarga, si stringe e si riallarga. Non è pensabile né non avere limiti e contenimento, né non avere delle altre azioni per dare nuove e sempre altre possibilità, valorizzando appunto la piccola leva educativa che riusciamo a trovare nella persona. Questa credo che sia la nostra grande sfida come educatori, come genitori, prima di tutto, come educatori, come insegnanti e come, diciamo, studiosi di questa meravigliosa arte che è quella dell'educazione. Grazie, dottor Pierlongo, per essere stato con noi. Grazie a lei.